E la cantatrice calva si pettina sempre allo stesso modo. Questa è una delle battute tratte dal testo La cantatrice calva, famosissimo, scritto nel 1950 da Eugene Ionesco, che l'ha lanciato, l'ha reso famoso in tutto il mondo nella drammaturgia nazionale francese e internazionale. Lui rumeno d'origine, cittadino parigino, si afferma in quel contesto che era il cosiddetto teatro dell'assurdo. E al teatro dell'assurdo appartiene naturalmente le sedie, il testo del 1952, scritto nello stesso anno di Aspettando Godot di Samuel Beckett, appena un anno dopo L'uomo in rivolta di Albert Camus. Eugène Ionesco è conosciuto e amato proprio per questa sua cifra narrativa, no? Che portava in scena con ironia, mentre Beckett tendeva forse più al tragico, ma non escludeva certo la comicità, portava in scena, dicevo, Ionesco, la condizione umana, un altro formidabile titolo di quegli anni. Condizione umana che era segnata dal clima della guerra fredda, dal clima dello scontro politico tra le due grandi superpotenze. Arrivarci oggi, a distanza di decenni, è il regista Valerio Binasco, che mette in scena le sedie, portando però una lettura personale, personalissima, che prende in qualche modo le distanze dal teatro dell'assurdo originale, così come lo conosciamo, così come lo intendiamo. Non c'è solo l'incomunicabilità, non c'è solo l'assurdità del vivere in un mondo senza senso. Binasco trova, anche grazie ai suoi due splendidi interpreti, Michele Di Mauro e Federica Fracassi, trova una narrazione particolarissima, diversa, intima, emotiva, emozionale. In qualche modo quella che era una farsa tragica, che vedeva questi due personaggi in un luogo isolato, nascosto, sconosciuto, preparare delle sedie per una conferenza in cui lui avrebbe svelato il senso della vita, e a questa conferenza avevano convocato tutti, no? Per fare questo annuncio, un annuncio che poi evidentemente non ci sarà. Ebbene, questi due personaggi trovano, grazie a Valerio Binasco, un'altra modo, un'altra relazione, un altro modo di stare assieme. C'è grande malinconia nell'assurdo raccontato da Valerio Binasco, c'è una grande tenerezza per questa condizione umana, per questa coppia di anziani, anzianissimi, che continua a stare assieme, che continua a trovare un modo per stare assieme, a rinnovarsi giorno per giorno, per continuare questa vita di coppia, circondati da una solitudine, e a questo punto davvero possiamo dire esistenziale. E per far questo Valerio Binasco, nella scena molto bella di Nicolas Beauvais con i costumi di Alessio Rosati, inventa una clownerie, inventa un gioco scenico davvero originale, no? Che si distanzia naturalmente dal testo di Ionesco, eppure ne restituisce un senso, come dicevamo, ancora più profondo, ancora più vero, ancora più umano. Due vecchi clown, due vecchi comici, che fanno tenerezza in questa clownesca messa in scena della vita, in questa parodia della vita e del linguaggio che è le sedie. Allora il teatro dell'assurdo si svela come un modo per raccontare la condizione umana, ma con tenerezza, con affetto e con amore. E dunque le sedie di Eugene Ionesco, regia Valerio Binasco, dal 9 al 13 marzo al Teatro Duse.